Ciao a tutti e benvenuti in The Black Arrow. Sì, questo video è rivolto sia a chi segue il canale da un po', sia a chi lo segue da poco tempo, sia a chi lo inizierà a seguire da questo video in avanti, ma non solo. Per chi non mi conoscesse, io sono Alfredo Mangano, su YouTube The Black Arrow e su questo canale vi racconto quelle che sono le mie passioni, principalmente la mia avventura da pilota appassionato nel mondo del karting e delle corse. Ho lanciato questo canale circa un annetto e mezzo fa con l'intento di raccontare le mie passioni, quindi un po' raccontarmi, ma anche di dire la mia su determinati argomenti che mi appassionano, che sento particolarmente vicini, e in quella minuscola parte di tematiche in cui sono un briciolo competente, magari mettere queste mie competenze a disposizione di tutti. Quando ho avviato il canale alla fine del 2022, non mi sarei mai aspettato la crescita numerica che c'è stata nell'ultimo anno. È stato qualcosa di incredibile. Ci sono stati reel che hanno fatto più di 800.000 visualizzazioni, video con più di 25.000 visualizzazioni. Abbiamo battuto una soglia dopo l'altra. 500, 1000, 1500 iscritti nell'arco di un mese e mezzo, quindi una roba che io non credevo possibile quando ho lanciato il canale alla fine del 2022, ma che è stata possibile grazie a voi. Tutto questo è stato fatto semplicemente raccontandovi le mie passioni, il mio essere con i miei occhi, in pista letteralmente, perché con la camera sopra la linea degli occhi, letteralmente la pista con i miei occhi. Questa cosa mi ha reso felicissimo e ve l'ho raccontato nei social durante il tempo, ma d'altro lato mi ha anche fatto sentire, tra virgolette, in obbligo di aumentare la qualità dei contenuti sul canale. E questo ho iniziato a farlo. Ho iniziato a migliorare i video, ho sperimentato gli shorts che hanno funzionato alla grande, ho migliorato le grafiche. Adesso con questo video ha fatto esordio la nuova grafica all'interno dei video per quest'anno. Ditemi se vi piace o meno con un commento qui sotto. Prendo anche tante cose dietro le quinte che voi non vedete ma che vedrete in un prossimo video. Tutto questo in un contesto dove il motorsport, per chi lo pratica o per chi ci gira attorno da un po', saprà bene che è uno sport costoso, molto costoso, per mille motivi. Dai costi del carburante a quelli di manutenzione, insomma, ci sono miriadi di motivi che poi approfondiremo in futuro in maniera precisa e specifica. Vi sto già spoilerando un po' di cose del 2024, e proprio per questo negli ultimi mesi avete visto comparire su YouTube, ma anche sui social, tre nomi di tre importanti aziende, in ordine di tempo: Amazon, Insta360 e NordVPN. Perché questo è avvenuto? È avvenuto perché queste aziende hanno deciso di supportare la nostra community, la del Black Arrow Community, e lo hanno fatto mediante o scontistica sui loro prodotti, scontistica molto conveniente per quanto concerne Amazon e NordVPN, o offrendo addirittura degli omaggi acquistando i loro prodotti, come nel caso di Insta360. Questi omaggi o questa scontistica è possibile solamente passando dai link che trovate sotto questo video e anche negli ultimi video. Queste aziende riconosceranno al nostro progetto, alla nostra community, una percentuale in base all'offerta, in base al prodotto, eccetera. Io che sia chiaro, tutto quello che ne deriva da queste affiliazioni e da tutto il resto che vi sto per dire andrà interamente a finanziare l'attività sportiva. Stop, nient'altro. Questa è la mia passione, non è il mio lavoro. Non potrebbe essere diversamente, perché, come vedrete nel video di resoconto dei costi dell'ultima stagione, vi farò rendere conto di quanto costi non il canale YouTube, ma solamente fare la stagione sportiva. Oltre alle affiliazioni, ho deciso già mesi fa di attivare anche un conto PayPal dove poter donare. Ognuno, in base alle proprie possibilità, se gli piacciono i video, se apprezza il mio lavoro e vuole sostenermi in concreto, può fare una donazione di quanto vuole, anche di 99 centesimi, mediante l'account PayPal. I più attenti di voi si saranno resi conto che nelle ultime settimane sono comparsi dei nuovi bottoni sotto i video YouTube. Sono i nuovi bottoni dei super grazie e, nel caso delle premiere, dell'emoticon. Cosa sono i super grazie? I super grazie sono uno strumento che YouTube mette a disposizione dei creator affinché, similmente a quanto si fa con PayPal, un utente, uno spettatore, un membro della community possa donare quando vuole,
quanto vuole facendo un commento. Cedendo voi alla sezione commenti potrete decidere di fare una donazione di qualunque importo voi vogliate e contestualmente scrivere un commento. Similmente nelle premiere potrete comprare delle emoticon particolari che potrete utilizzare in chat per distinguere il vostro commento dagli altri o dagli altri utenti. Il concetto di base è sempre lo stesso, quello della donazione. Io sono sempre stato della cultura del se qualcuno mi dà qualcosa io devo offrire qualcosa in cambio. Dunque aprite bene le orecchie, perché questa è una delle cose che mi è venuta in mente, ho detto wow, questa cosa potrebbe essere divertente. Ogni X video, quindi può essere ogni 1, ogni 2, ogni 8 video, dirò: questo è un video Q&A. Cos'è il video Q&A? È un video sotto il quale, con un super grazie, quindi con una donazione di qualunque cifra, che vada da 99 centesimi a quanto volete, pure 99 centesimi vanno benissimo, potrete domandarmi qualunque cosa e io poi prenderò tutti questi commenti con i super grazie e risponderò in un video pubblico. Ovviamente domande su tutto, non domande che mi tirerebbero giù il canale. E adesso arriviamo alla parte succulenta, la ciccia come direbbe qualcuno. Nelle ultime settimane, accedendo alla home del canale, c'è un nuovo pulsante, una nuova sezione chiamata abbonati. Se ci cliccate su vi esce un video in cui vi spiego cosa sono gli abbonamenti e i singoli vantaggi, e poi appunto due livelli di abbonamento, uno chiamato appassionato e uno chiamato The Black Arrow Community, con i relativi vantaggi. Nel pensare a questi vantaggi mi sono interrogato su cosa piacerebbe a me come appassionato vedere all'interno di un canale di YouTube che mi spingerebbe a supportare quel canale, quel progetto, quella community con un apporto economico. Ecco, proprio da questo punto di vista, dal punto di vista dell'appassionato, come sempre, ho strutturato i vari livelli di abbonamento e i relativi vantaggi. Gli abbonamenti sono pagamenti mensili che consentono di accedere a specifici vantaggi. Il primo livello, che è il livello appassionato, permette l'accesso ad un badge che cambia in funzione dell'anzianità di abbonamento. Tutti coloro che accederanno all'abbonamento verranno ringraziati all'interno dei video, quindi io mensilmente farò un check degli abbonati e vedrò i miei abbonati e vi ringrazierò uno ad uno, perché ognuno di voi è importante. E inoltre l'accesso a POV e onboard senza tagli. Sì, avete capito bene, POV e onboard integrali, completi, mi consentono di vivere appieno l'atmosfera del paddock, perché io solitamente accendo la Insta360 non quando sono sul kart, la accendo molto prima, lo facevo già di mio prima di pensare a questa cosa. Ci sono dei momenti che per forza di cose nei video devo togliere, perché se no il video principale avrebbe qualcosa di lunghissimo, che invece ritroverete in questi video. Vedrete alcune chicche che nei video principali non ci sono e che ometto di raccontare. E se siete degli studiosi delle piste, cioè a me ad esempio piace guardare i video della pista in cui andrò, beh, quella è la vostra risposta, perché lì troverete giri su giri su giri all'interno delle piste. Sarà per voi come se foste davvero seduti al volante del kart a girare in pista. E adesso arriviamo al titolo di questo video. Il nome The Black Arrow Community non è per nulla casuale. Infatti l'idea di The Black Arrow Community parte da un presupposto. Chiunque di voi decida di supportare economicamente questa mia avventura nel mondo del motorsport e il canale, di fatto supporta la stagione sportiva, al pari di quello che fa uno sponsor. Quindi mi sono chiesto: perché non valorizzare ogni singola persona che decide di credere in questa mia passione esattamente come andrebbe valorizzato uno sponsor, cioè inserendo il proprio nome all'interno del mio abbigliamento sportivo? E The Black Arrow Community al momento è esattamente questo. Ognuno di voi potrà avere il proprio nome, nome utente YouTube, nome di nascita, nomignolo, nome dell'azienda, nome dell'attività, dell'hobby, qualunque cosa vi passi per la testa, ovviamente legale e rappresentabile, sul mio abbigliamento sportivo, casco incluso. L'inquadratura adesso non è un granché, non mi aiuta troppo. I vostri nomi andranno esattamente in questa parte qui, poiché qui poi ci andranno i link social che ancora devono arrivare, ma che vi farò vedere appena arriveranno.
È una cosa di cui io vado molto orgoglioso, perché è ciò che a me da appassionato farebbe sentire valorizzato e parte di una community, essere col mio nome in pista, con lo youtuber, con la persona che seguo e che mi trasmette questa passione in comune. Credo sia io l'unico a fare questa cosa in Italia, quantomeno. Poi se siete a conoscenza di altri che lo fanno, io non lo sapevo, ma vi prego segnalatemeli, così vado a vedere come va a loro e quindi magari imparo anche qualcosina. Quindi il livello The Black Arrow Community, che prevede un costo di 6,99€ al mese, vi permetterà di avere il vostro nome, nome di fantasia, nome dell'azienda, dell'attività, sulla mia abbigliamento sportivo e ovviamente tutti i vantaggi del livello precedente e le risposte prioritarie sotto tutti i video. Quindi se fate qualche domanda fuori dai video Q&A di cui vi ho detto prima e siete degli abbonati a livello The Black Arrow Community, avrete risposta certamente. I livelli possono cambiare? Sì, nel senso che questi due livelli rimarranno questi, semmai si aggiungeranno dei vantaggi, non si andrà mai a togliere. Quindi adesso credo che il titolo del video vi sia estremamente chiaro. Spero che vi piacciono queste novità. Ovviamente per chi non si abbonerà non si dovrà preoccupare, i video continueranno ad esserci, la stagione verrà regolarmente pubblicata, quindi non vi preoccupate, non cambierà nulla a livello di video. I video continueranno ad aumentare in qualità, ci saranno delle novità che vedrete già, penso proprio dalla prima gara del campionato 2024, che ancora non vi spoilerò, vi dico solo che con la prima gara potrebbe arrivare una bella novità proprio all'interno dei video on board e proprio come struttura dei video. Però fatemi sapere che cosa ne pensate, è un passo indubbiamente importante per il canale, spero lo apprezziate e spero di potervi portare sempre più contenuti, sempre di maggior qualità, facendo quello che ho sempre fatto da quando ho avviato il canale, semplicemente raccontarvi le mie passioni con i miei occhi. Io sono Black Arrow, questo era il video di apertura al canale e noi ci diamo appuntamento al prossimo video. Ciao!